Felsineo Veg è la nuova sede produttiva con annessi uffici nella quale l'azienda Felsineo produce un salume vegano. 3.000 metri quadrati di intervento che ha portato alla riqualificazione e al recupero di una struttura degli anni 70. Innanzitutto, anche rispetto alla zona dove ci troviamo, un adeguamento sismico, perché l'immobile esistente, chiaramente essendo degli anni 70, non era stato progettato in questa direzione, ma soprattutto per anche i messaggi che il tipo di prodotto che viene realizzato qui voleva mandare, un adeguamento energetico, cioè l'edificio originale, essendo, come ho detto, degli anni 70, era sostanzialmente un edificio energivoro, l'abbiamo dovuto trasformare dal punto di vista energetico per renderlo un edificio invece molto parsimonioso da questo punto di vista. L'aspetto esteriore è stato lasciato immutato per denunciare la tipologia di intervento, modificandone solo i colori. Dal punto di vista energetico è stato completamente rivestito all'interno con un cappotto che ha una doppia funzione, la funzione chiaramente di coibentazione. L'edificio nella parte produttiva è costantemente a temperatura controllata per via del tipo di produzione che ha all'interno, e questo tipo di coibentazione ha anche la seconda funzione, essendo realizzate in pannelli sandwich d'alluminio bianchi, di rendere le pareti completamente lavabili e quindi dal punto di vista igienico sostanzialmente eccezionali dal punto di vista della necessità. Per quello che riguarda la palazzina uffici, invece, l'operazione architettonica che abbiamo immaginato è l'esatto contrario rispetto alla parte produttiva, cioè questa che è un po' l'elemento più importante di comunicazione dell'azienda nuova. Abbiamo voluto appunto un edificio per gli uffici nuovo, mantenendo comunque la struttura esistente. Abbiamo pensato all'efficientamento energetico dall'esterno attraverso una coibentazione a cappotto, parete ventilata e una facciata in kerlite che ha anche un andamento un po' particolare rispetto a quello che è l'edificio tradizionale nell'immaginario collettivo. Le facciate ventilate sono realizzate con kerlite 5 Plus, spessore 5,5 mm, formato 100x300, collezione Cluny. Oltre all'efficientamento energetico da una parte, l'adeguamento sismico dall'altra, data la tipologia appunto molto innovativa di prodotto che viene realizzato all'interno di questo stabilimento industriale, che è per sua natura anche vocato a avere un target di riferimento di persone molto contemporanee, uso questo termine, comunque molto attente a quello che è l'ecologia e comunque la coscienza collettiva che va verso questo genere di pensiero. Abbiamo trovato la necessità di avere dei materiali che altrettanto potessero denunciare questo genere di atteggiamento dell'azienda, quindi materiali che fossero dal punto di vista della produzione a impatto il più basso possibile, e questo materiale ce lo proponeva, che avesse degli elementi di ecologicità importanti, e questo materiale ce l'ha proposto. Infine, anche l'azione antibatterica che la kerlite propone nella propria struttura. La kerlite è stata scelta anche per le pavimentazioni degli interni degli uffici con la collezione materica, anche in questo caso con trattamento antibatterico Protect. La tipologia di materiale che è stato inserito come materiale nuovo sull'edificio che è stato rigenerato doveva avere quel tipo di caratteristica. La collezione Wonderwall di Kerlite 3 Plus porta creatività nella sala riunioni e degustazioni. In questo luogo avverranno, oltre che le riunioni, le degustazioni del prodotto. Quindi, al di là del decoro, anche qui l'elemento importante era enunciare qualcosa di naturale. La betulla, in qualche modo, non è tanto l'albero in quanto tale, la corteccia in quanto tale, ma è proprio la betulla che ci ha convinto rispetto a quello che può essere un'identificazione del mondo nuovo, uso questo termine forse un po' enfatico, però un mondo nuovo verso il quale necessariamente dobbiamo andare, sia con l'architettura, sia con i prodotti, sia con l'alimentazione. In qualche modo poteva essere l'elemento che racchiudeva come simbolo tutte queste nuove cose e necessità.